Salve, niente, quanto più che non faccio video. Allora, di cosa si parla? Di vecchi file di audio che ho trovato nel mio computer, anzi nel mio computer, non nel mio computer, nella mia vecchia scheda di memoria che ho. E mi sono messo ad ascoltarli e ho detto, danze, voglio far sentire anche la gente. Così, eccoli qua. Ragazzi, è una nostra festa che è storia, questa è la mia storia musicale, da dove sono partito praticamente da niente, da un microfono e vari programmi su internet. Ora vi faccio sentire, vi faccio vedere quanti file sono, perché sono anche parecchi, non sono da te, sono parecchi, sono, non so quanti di preciso, ma arriva fino alla V, quindi è in ordine alfabetico, quindi arriva fino alla V, sono tanti. Certo, non ve le farò sentire tutti, vi farò sentire alcuni e vi commenterò insieme a voi, anzi, vi commenteremo insieme, anche voi. Allora, iniziamo dai primi. Passo a. Quindi andiamo a Atmosfera 222, guardate belli che titoli, Atmosfera 222. Primi esperimenti con gli oscillatori, questo è quanto. Poi abbiamo atmosfera eterea. Facciamo un po' sto atmosfera eterea. Bassa che eterea. Sì, l'ho ascoltata anche prima questa. Questi primi esperimenti. Cercavo di imitare le musiche di Akira Yamaoka, un po' stile Silent Hill, chiamate Eterea, perché non sapevo nemmeno cosa voleva dire Eterea, però vabbè. Non mi a caso io proprio. Queste sperimentazioni non avevano un fine, cioè un fine di. Non avevo nemmeno intenzione di pubblicare degli album all'inizio, quindi erano proprio sperimentazioni sperimentate. E poi abbiamo nella B andiamo a base del nulla, senti che titoli proprio, base del nulla. Siamo a sta base del nulla. Pensavo non ci fosse nulla, invece no, c'è qualcosa. Quando non sapevo cos'era un limiter, succedeva queste cose qui. Non sapevo cos'era un limiter, cosa fosse proprio un limiter. Quindi. Poi c'è da dire anche che prima non usavo le cuffie che ho ora ho delle Sennheiser, prima usavo delle cuffie proprio da poco, delle cuffie schifose. Quindi sentite quelle cose quanto sono cambiate. Cambiamo, va. Base horror. Sentiamo, base horror. Conto che in queste tracce questa si parla, questa è stata rimodificata nel 2012, queste tracce sono quasi tutte state riviste e rivisitate nel 2012, però già nel 2012 io non sapevo niente di dinamiche audio, equalizzatori, limiter, quindi tutto quello che sentite è senza equalizzazione, senza limiter, senza compressione o varie cose strane, erano tutte
sperimentazioni e basta, cioè nessun fine, le più delle volte le mettevo sotto dei video dove parlavo di varie cose, quindi era solo sperimentazione, il piacere di sperimentare, ecco, questa è la bellezza di ascoltare delle vecchie cose, delle vecchie musiche. Quindi... molto lunga, 6 minuti e 14. Andiamo avanti. Lunga e bassa di volume. Forse un po' troppo bassa. C'è più di cosa sentirla? Vabbè, cassa bassa. Vabbè. Niente, sperimentazione. Base orchestrale. Distorgevano per colpa aumentavo troppo il volume, quindi... immaginate voi come c'è. Base rituale, sentiamo sta base rituale. Mi prendo il giro, si chiama proprio base rituale. Questo non è mai diventato nulla. Magari sarebbe stato qualcosa di interessante. Sembra una cosa, un carrone di Natale. Vabbè. Passiamo a quella sotto, base musicale e Euruso. Ah, perché prima avevo un canale YouTube che si chiamava Euruso Ornai, se lo cercate c'è sempre, però non c'è nessun video perché l'ho rimossi tanto tempo fa. Questa era la base musicale che doveva stare o sotto il video, mi pare, sopra o prima del video. Dura 1 minuto e 49. Andiamo. Primi esperimenti di drone, di suoni drone. Abbiamo Crystal Drone, drone di cristallo. Che titoli, perché io prima ci pensavo a mettere titoli, no, li mettevo a caso. E non ha neanche il fade out. E niente, ditemi cosa c'entra col drone.
Poi abbiamo Cinematic Orchestral Soundtrack MP3. Leggermente detunato. Base è sempre quella, proprio. Finisce ormai. Ah, così è. Basta. Ah. Credo ci fosse un altro colpo. Ah, c'è stato anche il fade out. Provavo a fare delle basi ritmiche con, credo fosse LMM Studio. Questa la chiamai Patriotic March, cioè marcia patriottica. Non so perché, ma sentiamo. Cosa sta arrivando? Thank you.
minuti tutto uguale. Lasciamo perdere l'altro, perché tanto sono, come avete capito, proprio sperimentazione. Insomma, spero vi sia piaciuto questo viaggio nei meandri di me, del passato, nei meandri della mia musica, del passato, come la componevo, come la facevo, da cosa sono partito. Qui si sente da cosa sono partito, praticamente da nulla. E niente, insomma, da nulla no, delle idee c'erano dietro, però non si sono mai sviluppate, non sono mai diventate album, queste qui, perché sono rimaste in questa cartella e non sono mai uscite dal suo posto. Niente, finisco qui, se no dura 4 ore questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto il video, basta, insomma, lo sapete voi.